secondo giorno di apertura per le librerie, tra i primi esercizi commerciali ad entrare nella fase 2. Come stanno andando le cose? Diciamo che non ci aspettavamo tutte queste testimonianze d'affetto e anche di partecipazione, veramente il desiderio di stare in libreria, cosa che ci ha sorpreso alquanto, insomma. Si è fatta polemica relativamente all'opportunità di aprire o meno le librerie. Qual è il suo punto di vista? Che la libreria in genere non è mai un luogo di massimo affollamento, a parte i fine settimana, quindi è molto più sicuro andare in una libreria che andare in un supermercato a fare la spesa, perché comunque non ci sarà mai quella ressa che si può trovare in un negozio di alimentari. Ci sono stati problemi per gestire i flussi? No, no, assolutamente, le persone sapevano che dovevano chiederci i guanti tranquillamente. Le librerie sono state riaperte, dunque, siamo alla seconda giornata. Voi siete specializzati in editoria per bambini e ragazzi. Come stanno andando le cose? Stiamo andando bene, siamo felici di aver ricominciato. La gente si sta iniziando ad affacciare con tutte le misure di sicurezza del caso e ci siamo rimessi al lavoro. C'è stata una polemica forte sulle ragioni che hanno spinto la pubblica amministrazione a riaprire le librerie. Qual è il suo punto di vista? Noi pensiamo che questo sia un atto simbolico importante, ritenere i libri beni essenziali in una collettività è sempre un segnale forte e importante, però certamente non basta, è un inizio, bisogna poi sedersi a un tavolo e cercare di rilanciare il settore con delle politiche culturali sostenute dallo Stato che siano anche non solo di facciata ma anche di contenuti. Ecco, si fa molta didattica o comunque intrattenimento anche online. Lei è impegnata a pubblicare dei racconti non in Italia ma addirittura all'estero. Sì, noi abbiamo una casa editrice con la quale pubblichiamo albi illustrati anche all'estero e abbiamo anche la possibilità di scrivere su alcuni quotidiani internazionali, in questo caso in Messico, il quotidiano Millennio e il supplemento culturale Labirinto sta ospitando alcuni nostri interventi culturali. Secondo giorno di apertura, come stanno andando le cose? Bene, devo dire che la clientela ha reagito molto felicemente alla cosa, all'apertura, molti sorrisi, tutta gente soddisfatta e finalmente hanno potuto acquistare dei libri. Ecco, voi avete assunto tutte le protezioni del caso. Assolutamente, guanti monouso, disinfettante alcolico e poi tutti i cartelli che dicono le varie norme da seguire. Quali sono i generi letterari che vengono privilegiati? Per lo più la narrativa, di tutti i generi, gialli, thriller, romanzi d'amore, assolutamente. La fascia d'età più gettonata? Diciamo dai 40 ai 65. È stato un bene aprire librerie, secondo lei? Sì, secondo me sì, perché è una valvola di sfogo comunque, perché la gente legge, non è vero che in Italia non leggono, anzi leggono pure parecchio, però ecco, è una valvola di sfogo che è necessaria, secondo me. Buongiorno, allora ci Buongiorno. troviamo nella libreria Ubik di Casal Palocco, anche voi avete riaperto ieri Sì. e fate orario normale, insomma. No, per ora, fino al 3 di maggio, siamo aperti dalle 9 alle 13 del mattino, esclusi i festivi e le domeniche, come al Com'è solito. andata fino a stamattina? Andata bene, i lettori ci aspettavano, c'è stato tanto affetto, tanti incoraggiamenti e auguri, ecco, per la ripresa. È stato bello, insomma, rivederli dopo un po'. Fino al 3 maggio, perché ovviamente poi aspetterete le Sì, le disposizioni. disposizioni e poi anche perché insomma cercheremo di lavorare a regime come facevamo prima, anche perché fino al 3 insomma le persone devono restare a casa, Sì, sicuramente. compresi noi, quindi per adesso anche noi lavoriamo al 50%. E avete spostato le vostre attività sui social? Sì, perché fino al prossimo anno abbiamo deciso di non tenere per il momento, insomma, salvo poi cambiamenti dal punto di vista medico, gli incontri in libreria come facevamo Sì, regolarmente. siete famosi per questo, Sì, infatti. e quindi adesso abbiamo spostato il gruppo di lettura su Skype e tutti gli eventi si tengono come al solito, si faceva il sabato alle 18:30 sulla pagina Facebook e anche le merende letterarie per i bambini sempre sulla pagina Facebook.
Va bene, grazie e Grazie. naturalmente buon lavoro, arrivederci. Grazie. E ci troviamo di fronte alla libreria Lunatica di Dragona, via Carlo Casini 73. È un'attività che esiste da quanto? Dal 2018. E siete, che io sappia, l'unica L'unica libreria libreria, di perché Dragona. sì, diciamo, poi ci sta una cartolibreria vicino alla scuola, però come libreria siamo solo noi, tra noi e anche Dragoncello, credo. E la gestisce lei? Mio figlio e io, diciamo, quando lui non c'è. Siete aperti da ieri e come vanno le cose? C'è stata qualche visita di qualche Ci cliente? sono state delle visite, sì, non tante, però insomma due o tre persone sono venute o a ordinare anche questa mattina e a prendere qualche libro, ma insomma ecco, c'è stato qualcosa. Qualche segnale d'affetto Sì, anche dei. esatto. In questo periodo di chiusura ci sono stati dei contatti, dei clienti che noi abbiamo favorito consegnando a casa qualcosa e per, diciamo, per avvirare la loro fiducia e per ringraziarli. La vostra attività in questo momento si svolge, diciamo, limitatamente a quelle che sono le Sì, disposizioni fino al 3 esatto. maggio, ma comunque eventualmente voi continuate per chi ve lo chiede anche a consegnare a domicilio. Certo. La ringrazio, le auguro buon lavoro.